Bentrovati ai nostri amici radioascoltatori e agli amici deliranti, come sempre, come ogni domenica, sintonizzati appunto sulla nostra bella radio. È un piacere per me avere una scrittrice davvero straordinaria, veramente poliedrica, un aforista, per parlarci del suo nuovo libro. Si intitola Ricomincia da te. Signori e signore, con noi Marta Locke. Ciao Marta, buona domenica, Buongiorno, come stai? buongiorno a tutti. Ciao Ilaria, molto bene, grazie. Reduce da vari giri per l'Italia, nonostante le feste di Natale, però sono tornata ieri da Torino, però bello, 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 mi piace questa fase della mia carriera che tu hai seguito già da un Infatti, po', no? tanto direi che sono sempre aggiornata su quanto ti riguarda artisticamente parlando. Ti ho già intervistato altre volte e sono felice di averti nuovamente. Quest'oggi siamo appunto su un altro programma e quindi inauguriamo una nuova stagione per parlare di questo tuo nuovo libro che poi appunto si intitola Ricomincia da te e c'è un evento particolare che avrà, diciamo, luogo a giorni, precisamente il 4 febbraio 2016, dove? Vorrei che ci parlassi di Ah, questo. guarda, una location stupenda, è il Museo d'Arte e Scienza di via Quintino Sella a Milano. È un museo privato che è un piccolo gioiello incastonato nei segreti milanesi, perché Milano è un po' una città segreta, ha questi piccoli gioielli tutti da scoprire che noi milanesi, perché io ormai mi ritengo milanese, conosciamo bene, ma dall'esterno non si vede. Tra l'altro è un passo dal Castello Sforzesco, quindi anche molto centrale. E sì, mi presenterà tra l'altro il professor Marco Eugenio Di Gian Domenico, che è docente di economia dell'arte e della cultura all'Accademia di Brera, e quindi per me è un vero onore essere presentata da lui. E quindi nuova stagione, nuovo programma, ma anche nuovo libro, perché per me è una novità. Una novità assoluta, spieghiamo perché Marta, questo libro arriva un Sì. po' come l'epilogo naturale di un percorso già abbastanza lungo che tu hai iniziato appunto nel 2011 creando una tua rubrica che è seguitissima e che si intitola L'attimo L'attimo fuggente. fuggente, infatti questa rubrica parla di emozioni, di sentimenti, di relazioni, di noi, 30-50enni di oggi, perché Esatto, più o meno diciamo siamo un po' tutti tutti nella dentro, no? Che stessa non ci barca. siamo. Esatto, ci siamo dentro perfettamente. E quindi con tutte le difficoltà, con tutta la necessità di doversi guardare dentro e superare quei blocchi emotivi che spesso ci impediscono di vivere serenamente le relazioni con gli altri, ma anche con noi stessi, no? E quindi questa rubrica molto seguita ha stimolato l'interesse di Leonardo Lovari, che è l'Armachis Edizioni, è il titolare dell'Armachis Edizioni, Il che tuo mi ha editore chiesto, mi ha praticamente. praticamente, sì, che mi ha commissionato proprio di fare questa raccolta di articoli, ma messi sotto forma di percorso di crescita emotiva. Questo è E quindi molto sarà un originale, libro. Marta, direi. Sì, è molto originale per me, soprattutto una nuova sfida, una cosa nuova è stata completamente, perché io sono romanziera, quindi è vero che scrivevo gli articoli, ma sai, farne un libro, un percorso, è stata una bella sfida. Però è uscito fuori proprio un percorso in cui io prendo per mano il lettore e insieme facciamo questa introspezione. Cerchiamo di superare i blocchi emotivi, di comprenderne i perché non solo di ciò che è successo a noi, ma anche di ciò che ci ha ruotato intorno, e piano piano superare e imparare a riaccogliere le emozioni nella nostra vita senza averne paura per vivere una vita più bella e più piena, perché poi noi in fondo, cioè la vita è emozione, senza emozioni noi non siamo niente, no? Quindi Siamo tantissimo in vita, direi, com'è? se non avessimo le emozioni sarebbe una vita che in realtà non è vita, non Saremmo vive dei l'esistenza robot, saremmo dei robot, però ci completamente. spaventano le emozioni, È ci vero. spaventano perché magari ci hanno fatto soffrire in passato, perché viviamo nel ricordo delle ferite o di ciò che poteva essere e non è stato. Quindi ecco, questo libro sarà proprio un aiuto, ma nel mio modo, tu sai che io ho un approccio molto socratico Esatto, tu non devi dare nessuna risposta, non c'è da parte brava. tua
la pretesa di fornire la risposta a dei quesiti che magari i lettori potrebbero implicitamente proporti, no? Esatto. No, io infatti ho proprio una, lo dico proprio esplicitamente, io sono di approccio socratico, quindi aiuto, tiro fuori delle domande per stimolare il lettore a darsi le proprie risposte in base al proprio vissuto, in base alle proprie corde dell'anima, in base alla propria personalità, in base a quella che è la sua vita. Quindi una domanda per tante persone, poi ognuno trova, attraverso il percorso di introspezione che comunque va fatto, trova la propria risposta, il proprio modo di aprirsi, perché io posso trovare un modo che è congeniale al mio modo di essere per aprirmi, ma un'altra persona diversa da me, noi siamo tantissimi, molteplici e sfaccettati all'interno di noi stessi, no? Quindi anche non siamo mai uguali a noi stessi. Brava, neanche io, se guardo me stessa 5-6 anni fa, non ero quella che sono ora. Siamo sempre in trasformazione, no? Tutto cambia, tutto si modifica. L'altra volta, Marta, questa filosofia di pensiero da sempre ti contraddistingue, nonostante tu abbia scritto prima dei romanzi che non hanno molto a che vedere con questo nuovo lavoro appunto letterario con Ricomincia da te, ma questa filosofia di vita direi che è sempre presente, rappresenta un continuum, se vogliamo. Ma non solo è sempre presente con gli articoli, ma anche nei miei romanzi c'è sempre questo filo conduttore in cui comunque la modifica, l'ascolto diventa fondamentale per una crescita personale interiore dei personaggi nel caso dei romanzi o dei lettori nel caso di Ricomincia da te. E quindi sì, io fondamentalmente perché sono stata io la prima a fare un percorso di questo genere nella mia vita, e certo, quindi per questo che non mi posso prima Marta, spieghiamo Marta che sei nata a scrittrice, almeno non sapevi di essere una scrittrice. Non sapevo di essere una scrittrice, mi sono scoperta scrittrice nel 2010, ho saltellato un po' di qua e di là, in vari lavori, in vari stati, perché ho vissuto anche all'estero, in varie situazioni, anche in Italia, altre città, eccetera, eccetera, fino a che poi all'improvviso la scrittura non è arrivata da me nel 2010, ma ho detto, sono arrivata, adesso scrivi. Direi che stava lì, esatto. Semplicemente manifestata, è venuta in superficie, direi che Ricomincia da te, questo tuo nuovo lavoro, non vuole dare assolutamente delle risposte, ma sicuramente una risposta importante la dà nel momento in cui ci mostra una cosa, a mio avviso, fondamentale, che non è mai troppo tardi per ricominciare da noi. Non solo per ricominciare da noi, per ricominciare dalle emozioni, per guardarci dentro e capire che è solo pensando di dover continuare a crescere che possiamo davvero crescere, mettersi in discussione, no? Accettare anche il nostro passato, che a volte è un peso grosso, un macigno a volte, però, Marta, mai. No, perché fa parte di noi, di come siamo adesso, esatto, è un passo importante, quindi accettiamolo, ok, è successo, non ci piangiamo addosso, ritiriamo sulla testa e guardiamo avanti, perché quello comunque, quel macigno lì può essere il nostro tesoro e la nostra risorsa per domani. Il punto di partenza per ognuno di noi può essere proprio quel passato che è stato fondamentale, perché comunque ha forgiato la nostra anima, la nostra personalità, malgrado tutto. Esatto, malgrado, nonostante le cicatrici, nonostante tutto, però alla fine se siamo qua e siamo vivi e ne stiamo parlando è perché tutto sommato siamo sopravvissuti, quindi dobbiamo vedere il positivo di quello che è successo, l'insegnamento che abbiamo preso e la forza che mi è derivata per continuare ad andare avanti, e questo è comunque il comune denominatore, come abbiamo detto, anche di Miami Diaries, della Sabbia del Messico, l'ultimo romanzo, cioè è tutto un filo conduttore che ha legato un po' la mia vita, e di conseguenza io non potrei non esternarlo anche ai miei lettori, che poi a loro volta si ritrovano, perché, esatto, perché poi è questo, cioè voglio dire, non bisogna mai chiudersi in se stessi e pensare che qualcosa di brutto
sia successo solo a noi perché siamo sfortunati, perché gli unici sulla faccia della terra a cui succedono queste cose siamo noi. No, succedono a tutti, perché comunque la vita è fatta così, di salite, di discese, di alti, bassi, è così che è. Però bisogna superarle, bisogna andare avanti, perché poi fondamentalmente è bello anche quello, è bello anche guardarsi indietro e dire: caspita, però sono caduta, però guarda come mi sono rialzata, no? Ed è questo, quello è il percorso di ricomincia da te, quindi ricomincia da te, ricomincia da te stesso, dalla tua interiorità, dalle tue emozioni, non averne più paura, perché le emozioni positive, i sentimenti, l'amore, l'amicizia, i sentimenti più belli, più solidi, non devono far paura. Oggi si ha paura di dire ti amo. Purtroppo sei matta. Ma è assurdo avere paura di esternare un sentimento, perché magari in passato è stato ricevuto male, oppure non è stato dato alla persona che l'ha saputo apprezzare, o che magari non era innamorata di noi, non perché fosse cattiva, semplicemente perché i suoi sentimenti, tu sai che i sentimenti non si possono decidere, né comandare, né obbligare, no? Sono liberi, e quindi magari non ha sentito lo stesso trasporto nostro, ma non è stata cattiva nei nostri confronti, non ci ha amati. Bisogna farsene una ragione e dire: vabbè, ok, io ho amato, lei no, ricomincio, esatto, ricomincio da me, dall'amore per me stessa, per poi capire che amando me stessa di più posso anche dare amore ad altri e riceverne. Certo, molto semplicemente. Questo è un messaggio davvero importante, quello che fornisce il tuo libro e che poniamo in questa domenica ai nostri amici deliranti, sintonizzati appunto qui sulla nostra radio, su Deli Radio. Ricordiamo il lancio nazionale del libro, l'abbiamo già detto, presso appunto questa Museo d'Arte e Scienza, Museo d'Arte e Scienza di Milano, esatto, molto importante, esatto. Il 4 febbraio 2016 alle ore 18:30, siamo precise il più possibile, Marta. Tra l'altro devo anche, esatto, tra l'altro, magari riuscissi a venire, tra l'altro a fine presentazione ci sarà un buffet, è offerto da Forno Valentina, è una degustazione di vino amarone della Valpolicella offerto dalla cantina K Pasuca. Ti trattiamo bene. Sono sponsor. Certo, scusa, vanno coccolati. Nel corpo, Marta, come giusto che sia, no? Sarà presente anche l'autrice della copertina, la pittrice Alberta Marti. La copertina è meravigliosa, molto, secondo molto me perfetta per il libro. Copertina. Esatto, sì, molto veramente suggestiva. Marta, siamo addirittura d'arrivo della nostra bella chiacchierata. Prima di chiudere, come faccio con tutti i nostri ospiti, ti chiedo di lasciare un messaggio personale della scrittrice aforista Marta Locca a tutti gli amici deliranti in ascolto. Prego. Un messaggio, guarda, io posso leggerti l'aforisma di oggi. Non tutto ciò che sembra fermo in realtà lo è. Può succedere di scoprire che ciò che appariva immobile stava solo cercando la strada per muoversi verso di noi. Bellissimo, bellissimo, e ti dirò neanche a farlo apposta, Marta, a prova della sintonia che ormai ci lega da qualche tempo, questo è il mio aforisma preferito. Ah, che bello, vedi? Tutto scorre, Marta, no? In fondo, no? Tutto scorre, tutto, esatto, come abbiamo appena detto, esatto. Tutto si muove anche se non sembra. Brava, esattamente, esattamente. Ed è questa la vita. Questa è la vita, per fortuna, Marta, che la vita è sempre in movimento, anche quando siamo disperati, chissà, magari sembra che nulla cambi, nulla vada per il meglio, in realtà tutto arriva prima o poi. Marta, io ti ringrazio. Si sta muovendo qualcosa. Grazie a te di essere stata con noi. Ricordo l'appuntamento per il lancio nazionale del tuo libro, lo ricordiamo, ci siamo quasi praticamente in questa location molto importante a Milano il 4 febbraio 2016 alle ore 18:30, presenti il tuo nuovo libro, Ricomincia da te, Armachis Edizioni. Ciao a tutti. Ciao Marta, torna a trovarci presto. Grazie, volentieri.